Ben entrati dal Presport de Aquilina con il terzo quarto di Interclub Borgo di Porto San Rocco Muggia, Rodigium Basket, con ricordiamo i primi 20 minuti che si sono conclusi con le padrone di casa a condurre per 44-25. Quindi riprendiamo la nostra cronaca con il possesso che è di Muggia, Mervic che lancia Silly. Non controlla, poi però è conquistato da Miccoli per Janesic che da sotto sbaglia, forse anche qua c'era un fallo in quanto è stata spinta da dietro. Dall'altra parte quindi in avanti la Ballarin per Turri, poi in palleggio Marucco da sotto realizza i primi due punti di questo terzo quarto, la Veronese che in più si è anche presa il fallo, quindi andrà dalla lunetta per il tiro libero supplementare. E lo realizza, quindi 44-28 il punteggio. Janesic per Silly. Miccoli, Mervic per Miccoli, in palleggio prova la penetrazione, prova il tiro e va a cozzare, e poi va a cozzare contro il ferro e poi esce. Quindi dall'altra parte subito in attacco la Rodigium, il pallone l'ultimo a toccare è stata la Vida, quindi il possesso rimane in favore delle ospiti che avranno quindi questa rimessa dal fondo. Turri prova il tiro, non va, lotta rimbalzo e però è conquistato da Vida per Janesic. Mervic dentro per Vida che subisce il fallo. Della Pegoraro, quindi rimessa dal fondo per l'Interclub. Sili per Janesic, Miccoli, il gioco si è fermato prima in quanto gli arbitri hanno avvisato un fallo ai danni di Janesic, quindi sarà Mervic alla battuta per Miccoli, poi Vida da sotto non riesce ad andare a canestro perché doppiata da due giocatrici, quindi ha rimesso sempre fuori di Muggia nel fondo. Mervic per Janesic, Miccoli per Mervic in penetrazione non va e da sotto Miccoli sbaglia, batti e ribatti e alla fine il pallone va nelle mani di Rovigo che si porta in avanti, ma la Veronese sbaglia in contropiede, quindi Janesic non riesce a trovare l'intesa con Vida. Nulla di fatto. Risultato sempre invariato, 44 Interclub, 28 Rovigo. Quindi la Ballarina non è scelta di pallone, è stato con Miccoli per Mervic, lancio lungo per Vida che si arresta e tira va a segno, 46-28, quindi dall'altra parte subito prova ad accorciare la Malin, ma non va, e quindi Mervic, Janesic per Miccoli. Mervic in palleggio dentro per Miccoli che il pallone coglie il ferro e poi esce, quindi corto questo tiro. Dall'altra parte Veronese per Ballarin, poi la Bergamin e anche in questo caso azione che sfuma. E risultato sempre ancorato sul 46-28, ovviamente
si è segnato molto molto poco in questo terzo quarto, in questo avvio di terzo quarto. Sì, Libervida, poi Mervic in penetrazione, si arresta, tira e va a segno, 48-28, quindi massimo vantaggio, più 20. Zamboni per la Veronese, che si va a prendere un altro fallo e quindi altri due tiri liberi. Sì, è il primo. E sbaglia il secondo, quindi 48-29. Janežić dentro per Vida, poi assist nuovamente per Janežić che non riesce ad agganciare. Poi riconquista Muge il pallone dall'altezza di metà campo, imposta quindi l'azione Vida per Janežić che pesca Miccoli, prova ad andare a canestro ma viene fermata in maniera fallosa dalla Bergamin. Quindi ci sono due tiri da lunetta per Miccoli. Va a segno il primo. E quindi Rovigo si propone nuovamente in fase offensiva con la Pegoraro a dettare il ritmo per le sue. Tiro da tre punti che va a bersaglio per la Bergamin, quindi 50-32. Partita che un po' sta rallentando rispetto all'intensità dei primi due quarti, come è normale anche che sia, perché veramente tenere quei ritmi, e dall'altra parte sbaglia il tiro da tre punti Mervic. Quindi Pegoraro per Bergamin da tre punti, non va, rimbalzo Mervic. Quindi Vida dentro va a pescare una compagna, sì, lì poi Vida la mette da tre punti, va a segno veramente, gran tiro, e più 21, massimo vantaggio per Muggia, 53-32. Nel frattempo è stato il fallo commesso ai danni della Bergamin, che da lunetta va a segno col primo tiro libero a sua disposizione. E anche il secondo va a bersaglio, quindi 53-34. Quando siamo giunti al sesto minuto del terzo quarto, quindi Janežić per Mervic, poi Miccoli, Battistello, Miccoli scusate, per Mervic, Battistella, tre punti e va a segno la tripla di Battistella, 56-34. Dall'altra parte veramente Rovigo nulla può di fronte al muro di Vierasco. Quindi altro tiro da tre punti che ha provato da Mervic, questa volta coglie il ferro e poi il pallone esce, quindi nulla di fatto. Più 22 entra club, 56-34. Massimo vantaggio della formazione guidata da coach Andrea Mura.
Si prende quindi a giocare, porta su palla per le venete da Vaccarini, poi Zamboni per la Pegoraro, dal lato Vaccarini, e nulla di fatto, veramente molta molta imprecisione in questo frangente da parte di Rovigo, e c'è quindi il minuto di sospensione. Chiamato dal coach ospite Ventura. Quando ricordiamo che siamo sul punteggio di 56 a 34, quando manca 4 minuti e un secondo alla conclusione del terzo quarto di gioco. Partita ampiamente nelle mani di Vierasca, grande intensità difensiva da parte di Muggia, che si sta costruendo questa ennesima vittoria. Sarebbe la 23esima consecutiva di un campionato veramente eccezionale, dove sin dalle prime battute la formazione di Vierasca ha espresso il proprio valore. Quindi si riprende a giocare con Robba per Janesic, Vida dentro, non va il tiro di Miccoli. Quindi Turri, ben difesa, da controllata da Miccoli, poi cerca la Vaccarini, ma il tiro veramente è troppo forte e non è riuscito a controllarlo la giocatrice di Rovigo, quindi la rimessa sarà in favore dell'Interclub con la Battistel per Robba. Battistel per Vida, poi Janesic che pesca Miccoli da sotto. Assist per Battistel che va a segno, 56 a 34. Quindi Zamboni per la Pegoraro. Fra l'altro veramente grande difesa di Muggia sulla Pegoraro, che diciamo la play di Rovigo è la giocatrice sicuramente più dotata e più pericolosa per quel che concerne le avversarie, quindi veramente si sta facendo un buon lavoro su Pegoraro, che ben poche possibilità ha avuto di andare a sia concludere che a impostare l'azione di gioco. Quindi Battistel, poi Janesic sbaglia e si propone in avanti Rovigo, non va e dopo, neanche dopo due tiri consecutivi sbagliati entrambi da Rovigo, si può stare a pari a Muggia con Robba per Janesic. Si arresta, tira, va a segno, 60-34, veramente non c'è storia contro una Rovigo che non sa reagire. Altro errore in penetrazione da parte della Zamboni. Muggia quindi si va prima avanti, Janesic, altro tiro, si arresta un po', la fotocopia del tiro precedente che invece era andato a bersaglio come impostazione. E dall'altra parte, altro sbaglio della Pegoraro, ma gioco fermo perché gli arbitri hanno ravvisato un'irregolarità ai danni della Pegoraro.
quindi Marin. Per Zamboni, la testa lunetta sbaglia di conquista palla, quindi Mugia consigli per Janežić. Silli per Robba. Dentro per Janežić che prova il tiro e non va. Quindi ripartenza con la Pegoraro per Rovigo. Zamboni e dall'altra parte in contropiede e Janežić sigla un canestro di pregevole fattura e siamo sul 62-34, più 28 Interclub, massimo vantaggio della partita, veramente ormai gara che per quello che concerne il punteggio possiamo dire è chiusa anticipatamente, perché sinceramente non vediamo una reazione tale da Rovigo da impensierire la formazione di casa. Nel frattempo due tiri liberi sono stati assegnati alla Bergamin, ne ha messi a segno entrambi. Quindi 62-36. Robba. Battistel per Janežić che sbaglia dall'altra parte, Pegoraro. Poi l'assist per la penetrazione di Ballarin che subisce fallo, si prende due tiri. Segna il primo. E sia poi il secondo, 62 Mugia, 38 Rodigium Basket. Quindi Janežić prova il tiro, pallone che esce. E si conclude così il terzo quarto di gioco con la con Interclub Borgo di Porto San Rocco Muggia a condurre l'incontro sulla Rodigium Basket per 62-38. Veramente diciamo a questo punto con largo anticipo partita pressoché chiusa, con Muggia che si sta avvicinando al 23° successo consecutivo che la lancia prepotentemente sempre di più a concludere verso il primo posto di questa Serie B. Ovviamente certo manca ancora un turno, quello che si disputerà dopo Pasqua, ma attualmente Muggia conduce solitaria. Con questa vittoria ovviamente confermerebbe il risultato. Ricordiamo poi che l'ultimo turno vedrà Mugia in trasferta a Casarsa, mentre Bolzano andrà a far visita a Treviso. Bolzano è due punti dietro Treviso, Treviso sicuramente non fra la benché minima vittima sacrificale, in quanto Treviso comunque una vittoria permetterebbe alla formazione della Marca di salvarsi evitando la lotteria dei playoff. Quindi ancora veramente 40 minuti tutti da vivere in questo campionato che si rivela molto vincente. Abbiamo quindi la cronaca, Mervic si arresta, gira e sbaglia e poi il rimbalzo conquistato dalla Pegoraro che pesca la Torri
scusate, per scaturire che sbaglia, quindi nulla di fatto, roba imposta all'azione offensiva. Battistel, Mervich, per questo tiro che non va da parte di Silly, quindi Pegoraro. Per la Vantini che subisce fallo, andrà dalla lunetta per due tiri della linea della carità. Ricordiamo il punteggio 62-38 Muggia. Partita ampiamente messa in ghiaccio in favore delle Rivierasche. Sbaglia il primo tiro dalla lunetta la Vantini. E realizza il secondo, 1 su 2 per il complessivo 62-39. Con coach Mura che veramente sta facendo molte rotazioni in modo da dare ampio spazio a tutte le giocatrici, anche quelle che di norma giocano meno. Quindi in penetrazione va a segno Mervich, 64-39. Ora Pegoraro. Per questo tiro che va a segno da due punti da parte della Zamboni, quindi 64-41. Bianchini per Battistel, dentro per Kumba, poi Vida è fermata, gli arbitri non ravvisano alcuna irregolarità, lasciano giocare, dall'altra parte non trattiene il pallone, questo esce, la Marucco poteva cercare i due punti per trovare, diciamo, per accorciare un po' il divario, quindi Mervich, Battistel, fallo in attacco da parte delle Rivierasche, quindi rimessa in favore del rosso-blu con la Vantini per Pegoraro. Finito il tiro, poi trova la compagna libera. Cappellato, poi dal lato, altro da parte da Pegoraro. Pegoraro oggi è molto imprecisa, di solito ha una buona media realizzativa. Quindi Miccoli che subisce fallo ai danni degli Avantini. Si partirà con una rimessa dal fondo, battuta da Mervich. Mervich per Bianchini, poi Fumis dentro per riesce a trattenere, quindi dall'altra parte contropiede a tutta velocità con la Pegoraro che fornisce un prezioso assist alla Zamboni che va a segno per il 64-41. Quindi Mervich, Vida, Fumis dentro per Bianchini che non trova il canestro, quindi rimbalzo Rovigo che si propone subito sotto da tre punti, prova la Zamboni ma non va. Il possesso rimane comunque sempre nelle mani di Rovigo. Altro tiro e altro errore da parte della Pegoraro, che comunque conserva il possesso di palla e fornisce un assist ai Avantini che non va. E dall'altra parte, quasi indisturbata, va a segno l'Interclub
ecco, qua c'è un minuto di sospensione che viene chiamato da Coach Ventura. Veramente partita che a questo punto ha poco da dire, con Bugia che si appresta a festeggiare la 23ª vittoria consecutiva in questo campionato 2017-2018. Una Bugia che ha fatto un percorso veramente lineare, avendo fatto finora due soli passi falsi in più all'inizio stagione, quando magari la squadra non era ben amalgamata, diciamo, fra virgolette. Dopodiché è stato tutto un susseguirsi di vittorie, sino a raggiungere la invidiabile cifra, ovvero 23 successi consecutivi, e ricordiamo a questo punto anche l'imbattibilità del Palacquilinia per quello che concerne la regular season. Entriamo quindi in cronaca, Turri. Non aggancia, intuisce tutto vita. Per Bianchini, prova il tiro da tre punti, sbagliato, poi Fumi scade, ma dall'altra parte riconquista palla e va a segno l'Inter Club con la Avida, 68-43. Quindi rimessa dal lato per Rovigo con la Pegoraro che si appresta alla battuta per la Vantini, per Bergamin, poi Pegoraro cerca di pescare una compagna, ma questa non intuisce, quindi cambia. Anzi, hanno cambiato decisione gli arbitri. Prima hanno dato in possesso palla a Muge, poi l'hanno invece cambiato dandolo a Rovigo. Vabbè, decisione anche qui discutibile, ma non andiamo a sindacare, visto anche l'enorme vantaggio che ha accumulato in questa gara l'Inter Club. Però sapete, magari c'è qualche partita che è punto a punto, anche queste possono essere decisioni che possono cambiare nell'economia di una partita. Mervic quindi per Vida, dentro per Miccoli che va a segno, veramente top scorer dell'incontro, stanno esultando sia Vida che Miccoli. Dall'altra parte c'è il fallo commesso sul Cappellato, che andrà quindi alla lunetta per due tiri della linea della carità. E sbaglia il primo. E sbaglia il secondo, 0-2, rimbalzo quindi di Battistel che pesca Fumis, poi Vida per Janesic che cade, poi batti, il possesso torna in mano di Rovigo con la Bergamin che lancia a canestro la Veronese, 70-47. Vida da tre punti, il pallone sembrava entrare, poi fu un strano effetto ed esce, quindi nulla di fatto, usato sempre invariato. Quindi chiama lo schema la Pegoraro, poi Veronese e il canestro da parte della Rodisum.
quindi Batistel per Miccoli, Janesic dentro per Miccoli che le sta lottando da sotto, e poi c'è il fallo commesso dalla Malin sulla Vida, che andrà quindi da Lunetta per due tiri liberi. E va a segno il primo. E va a segno pure il secondo. 72-50 il punteggio. 3 minuti e 40 la conclusione. Tenta la penetrazione. E il canestro, via del canestro, la Masarà, ma viene fermata in maniera fallosa da Vida. Quindi due tiri per la numero 11 di Rovigo. E va a segno. Lo sono entrambi 72-52. Quindi Vida per Janesic a portare su palla per la sua squadra. Poi Batistel per Silli. Fumis per Janesic, che viene avvisata quindi un'erodità in fase d'attacco da parte delle Rivierasche, e quindi rimessa che va in favore di Rovigo con la Malin per Marucco. Poi c'è il fallo commesso da Janesic sulla Masarà, e quindi andrà da Lunetta per due tiri. Sbaglia il primo. E sbaglia poi il secondo, 0 su 2. Quindi rimbalzo di Fumis per che lancia Battistel. Silli. Poi viene fermata Battistel, lei scusate, Fumis, poi c'è la palla contesa fra Fumis e Cappellato, con la freccia ad indicare il possesso per Rovigo. Quindi Veronese per la Malin. Poi Marucco fornisce un assist per la Pegoraro, che sbaglia. Quindi Kubat per Fumis, che riesce a trattenere il pallone in campo. Questo viene spizzicato da una giocatrice avversaria, quindi il possesso rimane in favore dell'Interclub. Quindi Battistel per Silli, l'ultima a toccare è stata la giocatrice, è stata poi la stessa Silli, quindi ha rimessa. No, anche qui hanno cambiato decisione, è stata una di successivo Vigo, quindi roba per Fumis, poi Battistel, roba tra due giocatrici, roba fa un bel gesto atletico e va a segno per il 74-52. Veramente bella azione della numero 25 di Girasca.
quindi Turri realizza 74-54 più 20 in tre club, siamo entrati veramente nel garbage time, quindi Fumis per Robba, Battistel prova il tiro da 3 e non va, Fumis. Bianchini per Battistel, non va a questa conclusione. Ricordiamo il punteggio 74-52, corto il tiro della Torre. Rimessa quindi in favore di Rovigo. Turisi e Muccio con questa palla e me la tutta e tua città si poteva avanti. Battistel, poi Janic, Battistel per Bianchini, tiene in campo Muccio il pallone, Roba prova il tiro da 3 punti, va a segno e in più si prenderà il tiro libero supplementare, quindi 72-54 più ancora un tiro dalla lunetta a disposizione per Roba. Che va a bersaglio, quindi 78-54, quando siamo entrati veramente alle ultime battute di questa partita, 35 secondi alla conclusione, con Rovigo palla in mano, con Turri che prova completamente sbagliato questo tiro della Vaccarini che prende lo spigolo addirittura. Quindi Silli per Battistel, poi tiro, coglie il ferro. Dall'altra parte c'è il fallo commesso da parte di Fumis. Quindi c'è il tiro che non va e neanche il secondo, 0 su 2 per la Marucco. Questo ovviamente sarà l'ultimo possesso da parte di Muggia, con Roba che trattiene il pallone, ormai è finita. E quindi finita con l'Interclub Borgo di Porto San Rocco Muggia che batte la Rodigium Basket con il punteggio finale di 78-54 e quindi mantiene Muggia il primato in solitaria e ottiene la 23esima vittoria consecutiva. A me non resta che augurarvi buona Pasqua e ci sentiamo nell'ultimo turno della regular season con le Riverasche che saranno impegnate in quel di Casalsa. Buon proseguimento con i programmi della rete.